Il cinema racconta delle storie, Diaz non è un processo, è un film e noi raccontiamo una storia. Da cosa nasce il desiderio di fare un film sui fatti della scuola Diaz oggi? Nel novembre 2008 fu pubblicata la sentenza di primo grado per i fatti della scuola Diaz. In particolare a me mi aveva colpito la dichiarazione di una ragazza tedesca che a un giornale aveva detto: io non metterò mai più piede in Italia. Devo dire la verità, io per la prima volta ho capito che la frase di Amnesty International non era esagerata. La seconda parte del film è quasi interamente dedicata alle vere e proprie torture che sono state commesse in quella caserma. Però il nostro sistema penale non riconosce il reato di tortura. Secondo lei il film riuscirà a riaprire il dibattito su questa grave mancanza del nostro sistema? Noi non possiamo permetterci di non avere nel codice penale un reato di questo genere. Secondo me sarebbe molto importante anche proprio per le forze dell'ordine sapere che esiste questo reato, perché comunque è un deterrente, è un freno. Le forze dell'ordine non servono per distruggere fisicamente le persone, le forze dell'ordine servono per mantenere l'ordine. Durante la visione del film, una domanda che non può che sorgere spontanea è perché? Mi limito a dire una cosa che noi dimentichiamo troppo spesso, cioè che qualche mese prima di Genova, a Napoli, nella caserma Raniero, sono successe delle cose del tutto analoghe a quelle accadute a Genova nel 2001 e alcuni poliziotti condannati per quei fatti sono stati condannati anche per il processo di Diaz e Bolzaneto. Vuol dire che c'è tutto un settore, diciamo, c'era all'epoca tutto un settore delle forze dell'ordine che andava in una certa direzione. E i fatti di Napoli sono accaduti sotto un governo di centrosinistra, quelli di Genova sotto un governo di centrodestra. Appunto, il film punta a mettere in luce la responsabilità degli agenti di polizia, non viene dato rilievo a una possibile responsabilità dei poteri politici invece. Da cosa deriva questa scelta? Un film ti può raccontare una cosa, porti dei problemi. Scegliendo un taglio molto preciso può entrare come un bisturi dentro il significato di un'azione, ma io non credo nei film che ti spiegano come va il mondo. Quanto è stato difficile girare scene così cruente ma anche così reali? Beh, è stato molto difficile. Io mi sono reso conto veramente fino in fondo dell'incubo vissuto dalle persone che erano dentro la scuola Diaz e a Bolzaneto solo mettendo in scena le cose che avevamo letto negli atti e scritto nella sceneggiatura. Significa che non sono certo, che non sono sicuro che i principi democratici nel nostro paese, quindi in Europa, siano il primo punto dell'agenda pubblica. Quindi ci sono dei problemi, no? Questi problemi dobbiamo guardarli in faccia. Ecco, se un film ci aiuta a farci queste domande, secondo me è già un risultato importante. Fermatevi, basta!